Una mattina, quasi per caso, editoriale pubblicato sul numero di ottobre 2011 della rivista Albatros. Quasi per caso, una mattina, lo sguardo si posa sul fico carico di frutti e di foglie. È stato il profumo intenso, forse ad attrarre l'attenzione. Accade spesso a fine agosto se ci si incammina per una stradina di campagna subito dopo l'alba, quando ancora l'aria è fresca e pulita. Cosa meno frequente è accorgersi che la pianta è cresciuta, folta e rigogliosa, proprio nella stanza più angusta di un vecchio casolare in rovina, un rudere di cui a stento restano in piedi i muri e due pezzi marci di travi inutili ormai, dal momento che al posto del tetto c'è soltanto una lieve coperta di nuvole bianche. Il tronco è robusto e i rami si sono intrufolati anche nei vani delle finestre e dell'ingresso in cerca di cielo e di luce. Sta lì, imprigionato tra blocchi di pietra, calcinacci, scheletri di mobilio e cocci di brocche di terracotta. È nata lì quella pianta, che ora è presenza viva al centro di un palcoscenico segnato dal silenzio, dal degrado e dalla morte. La vita selvaggia e sfrontata pare voglia beffarsi della caducità delle cose dannate a farsi polvere, oblio. La mente corre, va indietro, si sforza di immaginare, di ricostruire come in una sorta di puzzle, più o meno fantastico, la geometria di quel piccolo segmento di realtà. Chi ha costruito quella casa ha realizzato un sogno coltivato da anni, ha lavorato sodo, ha messo da parte i risparmi, ha sognato una sposa, una famiglia, una nidiata di bambini. Fra lo spazio breve protetto da quei muri si è poi celebrato l'amore, si è atteso il futuro, si sono fatti progetti, si è pianto, si è riso, ci si è cullati nel convincimento che le cose non sarebbero mai finite. Il mosaico è completo: lui, lei, i figli, la mucca, l'asino, qualche capra, la capanna degli attrezzi, il pozzo, l'orto, il gelso, il nespolo, l'albicocco. Il cibo non manca, la campagna è generosa e poi quel rifugio è una fortezza, un castello inespugnabile, capace di resistere alla furia delle tempeste e di dare protezione e sicurezza a quanti in esso trovano riparo e riposo. È a questo che penso mentre fermo, misuro con gli occhi la desolazione muta e rassegnata di quel fantasma di universo in cui si è consumata una rappresentazione che invano mi illudo di ricostruire e di cui provo a immaginare l'ultima scena, quella in cui il personaggio superstite, dopo aver chiuso le finestre e la porta, si è messo in cammino con la consapevolezza di non fare mai più ritorno. Com'è andata? Dove sono ora gli attori? E i loro progetti, costruiti nel tepore del nido durante le gelide notti invernali, dove sono finiti? I ruderi non hanno anima né memoria. E le pietre non sanno di essere destinate a consumarsi. Lieve intanto, la brezza matutina continua a muovere le foglie del fico generoso che, giovane e sfrontato, si ostina a fingersi più forte e astuto del tempo. Un caro saluto a tutti.